ragazzi e benvenuti qui sul canale Umberto Ronco. Se ci state seguendo da guitartechnician.blogspot.it, e come promesso sono qui a casa di un grandissimo collezionista, sciatore, meraviglioso uomo delle doti incredibili, che oggi ci ha dato a disposizione di avere quattro chitarre, tre veramente di altissimo livello e una che è una che gli ho consigliato io di prendere, perché lui, avendo queste chitarre molto inestimabili, portarle in giro, diciamo, inizia a essere un problema. Allora gli ho consigliato di prendere una vintage per poterla portare. Eccolo che ci porta qui, esatto, la vintage, che diciamo gli serve per sostituire un po' la Les Paul in studio. Poi ovviamente dal vivo prenderà le Les Paul e dicendo. Quindi andiamo a vedere che cos'ho tra le manine oggi. In mano ho la storia, questa chitarra del 1988 è una riproduzione fedelissima di quello che è una chitarra che era una Les Paul del 56. Perché dico questo? Semplicemente per il fatto che abbiamo dei P90 con un ponte, quello Tunomatic, che viene proprio introdotto nel 56, perché prima, se vi faccio vedere, avevamo un ponte trapezoidale, cioè un ponte a trapezio, ok? Come potete vedere, questa è una prima al 52. Dopodiché, poi passiamo a un ponte, solo un ponte fisso come questo, ma senza un'omatica aggiustabile. E poi nel 1956, appunto, abbiamo l'introduzione sempre per i P90, ma con il ponte, quello Tunomatic classico, che ci serve per intonare la chitarra. Che cos'ha di particolare questa chitarra, oltre ad essere fichissima da vedere? E intanto un'edizione prima dell'introduzione del Custom Shop, che infatti si chiama in questo caso Showcase Edition, che è praticamente, qui c'è una specie di pergamena con la scritta Showcase e dice, vado avanti, spero che non sfocchi tanto il coso, Showcase Edition, ok? La firma reale di Les Paul, queste sono state tutte firmate da Les Paul in persona, questa non è una litografia o una cosa, è proprio una firma vera sul body. Il body è molto carve, ha un carve top veramente esagerato ma bellissimo, 2 P90, e per il resto Brazilian Rosewood, la tastiera in Brazilian Rosewood, che è importantissimo, i P90, e cos'altro dire? Niente, io direi andiamo a sentirla, perché questa grida proprio cattiveria. Perché questa chitarra va assaggiata, è un suono magnifico davvero. Questi P90 sono caldissimi. È vero che la teoria ci direbbe che sono più taglienti rispetto a un PAF o un 498 e via dicendo, però questa chitarra è veramente caldissima, un suono meraviglioso. Questo pickup è perfetto per il blues, è perfetto per il jazz, è veramente una chitarra versatilissima. Adesso andiamo a sentire una breve clip, anche se l'avete sentita all'inizio, di questo pickup, invece il pickup al ponte, a cui daremo però un po' più di ciccia di suono, ecco. Questa è una chitarra straordinaria, non solo per quanto riguarda la bellezza di uno strumento storico che è veramente meravigliosa, ma è anche
una chitarra che suona benissimo. Se voi avete l'occasione di avere una chitarra con P90 nel vostro arsenale, ve lo consiglio perché sono chitarre che escono molto fuori dal mix, perché il taglio che hanno queste chitarre è incredibile. Quindi la cremosità del manico e il tagliente del ponte sono magnifiche in queste chitarre. Oltre, una cosa molto importante da dire, che se volete acquistare questo strumento sarà molto difficile, perché nel mondo, e qui abbiamo una lettera di Mogar che il mio amico ha scritto per chiedere informazioni su questa chitarra, e c'è scritto che sono stati prodotti circa, non so se potete leggerlo, 200-250 esemplari in tutto il mondo. Quindi di queste chitarre ce ne sono veramente pochissime, e in futuro sarà veramente un pezzo da collezione molto molto importante. È una chitarra bellissima, veramente facile da suonare, nonostante il manico sia un 50s, quindi bello 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 ciccioso sotto le mani, ma è veramente comodo e scorrevole. Poi bisogna dare a Costanzo quello che di Costanzo, che le tiene veramente benissimo. Una chitarra dell'88, praticamente non ha bollini, non ha niente. Così si tengono le chitarre, ragazzi, è importante dire anche questo. Quindi, con questa meravigliosa Showcase Edition 1988-1956 reissue firmata da Les Paul in persona, io vi lascio e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Chissà cosa avrà Costanzo da farci provare.